facciamo. Mamma mia, quanti impieghi, è impressionante vedere quanto è seguito ancora il caso di Marco, veramente. Noi l'unica dichiarazione che lasciamo, siamo fiduciosi e aspettiamo. Hanno detto che prima che cala il sole ci sarà sentenza e adesso ce ne andiamo e poi ci rivediamo più tardi. Buon pranzo a tutti. Però ho visto che sono molto precisi, molto selettivi, il presidente è scrupolosissimo, si attiene alle regole, infatti ha ripreso più volte un po' tutti quanti proprio perché per far rispettare bene le regole del processo. E diciamo noi stiamo nella speranza, sono 6 anni che stiamo nella speranza, purtroppo bisogna vivere nella speranza in queste cose, però certo la speranza è positiva, nel senso che non ci voglio proprio pensare alle cose negative, già abbiamo sofferto troppo. Veramente tutto il possibile. Rispetto dopo 6 anni. Pensi di aver fatto veramente tutto il possibile il 17 di maggio? Mi sto chiedendo per un giorno. Marco è la vera vittima di questa storia. Hai iniziato a parlare io. Per favore, di avere silenzio, di avere rispetto. Non è un posto che le televisioni hanno dato una visione parziale, però per anni non avete voluto parlare, non avete fatto interviste. Perché dovevo parlare con giornalisti? Però allora perché non avete fatto? Perché non avete chiamato? Non ho parlato con tanto io. Perché non ho parlato con avete fatto quello che è a Marina oggi. A Marina e Valerio, ma oggi li avete solo voi. Non mi fate andare a pensi di aver fatto proprio tutto, sinceramente, quel 17 maggio. Pensi davvero di aver fatto tutto il possibile per salvare Marco? Ragazzi, bravi.